Bene, ha chiesto la parola l'onorevole Barbato. Prego, onorevole Barbato. Onorevoli colleghi, signor Presidente, io innanzitutto vorrei stigmatizzare anche la conduzione sua di quest'aula e glielo dico senza peli sulla lingua, perché lei non può consentire... Invito i colleghi a defluire, se possibile, in silenzio, in modo da consentire all'onorevole Barbato di svolgere il suo intervento. Prego, onorevole Barbato. Soprattutto per dirle, Presidente, che lei non può far intervenire tre parlamentari sull'ordine dei lavori e poi su altrettanti parlamentari che avevano chiesto di intervenire dire lei interviene dopo, come discrezionalmente lei ha consentito allo stesso parlamentare di intervenire due volte sullo stesso ordine dei lavori. Questo suo governo dell'Aula abbastanza fazioso, per la verità, è da stigmatizzare, è anche troppo discrezionale e l'ho vissuto sulla mia pelle già qualche altra volta quando lei mi ha contestato e mi ha tolto la parola semplicemente perché aveva detto viva l'Italia. Se anche dire viva l'Italia non va bene, mi dica che cosa dobbiamo dire, oppure ci farà lei il dettatino e interverremo secondo quando lei ci dirà, così saremo più forse bigotti e filosofici. Allora, fatta questa contestazione al suo modo di guidare la Presidenza, io volevo intervenire, dopo l'intervento del collega Boccia, su quanto avvenuto con i lavoratori di Eutelia, perché sono tra quei parlamentari che ha già ricevuto notificata a causa la sanzione di 2.500 e più euro che dovremmo pagare, perché ci siamo permessi di stare insieme a dei lavoratori dinanzi a Palazzo Chigi su Via del Corso, anzi addirittura ci viene contestata l'istigazione a cittadini perché stavamo con loro a protestare. Ebbene, io innanzitutto non condivido anche l'impostazione del collega Boccia, perché mi sembra una impostazione troppo burocratica nel trattare quel che è accaduto, perché è accaduta una cosa gravissima, ma non perché è stata notificata a me parlamentare e agli altri parlamentari una sanzione, perché sotto questo profilo io sono contento di essere come tutti gli altri cittadini e pagherò i 2.500 euro in più che mi ha contestato la polizia con quel suo verbale. Ma invece contesto e mi ribello per questa modalità inusuale con la quale per la prima volta vengono individuati dei cittadini che stanno manifestando il loro sdegno, la loro protesta, la loro disperazione, perché probabilmente non si sa che in questo paese ci sono cittadini che protestano sui tetti dei capannoni industriali, sulle gru della INSE di Milano, sui terrazzi dei provveditorati agli studi, insomma sulle vette dei capannoni, sulle nuove vette della disperazione del terzo millennio, cioè le vette dove si stanno disperando lavoratori e lavoratrici di questo paese che vedono a rischio il loro futuro, il loro lavoro, il loro salario. Allora, se protestare e rivendicare delle ragioni sacrosante, quale il diritto al lavoro, è diventato osceno per questo Parlamento e in questo Paese, e allora di che cosa dobbiamo parlare? Che cosa dobbiamo fare? Io per la verità sono contento di aver avuto quel verbale, anzi vi dico fatemene ancora di più, perché sarò presente insieme all'Italia dei Valori, insieme a tutti questi lavoratori che non hanno più un futuro, che rischiano il loro lavoro, perché questo è il compito dei deputati. Per fortuna che c'eravamo un gruppo di parlamentari insieme a quei lavoratori, perché si sentono sempre più soli, abbandonati soprattutto dalla politica, dalle istituzioni, ed è questo il motivo per il quale ero insieme ai lavoratori sotto Palazzo Chigi, ma saremo anche sotto al Parlamento ed eventualmente
alzeremo ancora di più la voce, la dignità di questa gente che oggi in questo paese viene calpestata, perché in questo paese non ci si occupa più delle ragioni vere del nostro paese. E allora si sta tentando forse di bloccare, di mettere il bavaglio. Io l'ho visto troppo spesso, e concludo, Presidente, che quante volte sono andato dove ci sono i lavoratori che protestano davanti agli stabilimenti, davanti alle fabbriche, troppo spesso ho visto decine di cingolati, centinaia di operatori delle forze dell'ordine, mancavano solo i carri armati. Ma che volete fare? Volete caricare chi in questo momento sta protestando perché vede un suo diritto sfuggirgli di mano, il suo futuro? E allora, caro Presidente, su questioni come quella che era stata annunciata prima in aula, della questione sollevata dal collega Boccia, che abbiamo avuto un verbale, noi quel verbale lo paghiamo, però vi diciamo una cosa, fatecene altri di verbali, perché l'Italia dei Valori starà nelle piazze, tra la gente, davanti agli stabilimenti, con i lavoratori, con le vere ragioni del paese, e siamo contenti di pagare tanti tanti altri verbali ancora. Grazie, perché onorevole il nostro lavoro Barbato. Stare al fianco dei cittadini. Grazie. Lei è libero di criticare la conduzione dell'aula, io devo però dirle che non mi sembra di essere stato fazioso. Ho dato la parola una volta in più all'onorevole Cicchitto e all'onorevole Franceschini per risolvere un problema che poi è stato effettivamente risolto. E se avessi dato la parola a tutti quelli che la chiesero nel momento in cui si è cominciato a fare gli interventi sull'ordine del giorno, noi non avremmo completato il provvedimento, come adesso lei vedrà, perché vedrà quanto è lunga la lista. L'onorevole Barbareschi ha rinunciato.